Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Benvenuti a tutti ragazzi, è il momento della top 16 del Battle Dome. Oggi commenteremo la partita fra Milko Mattavelli e Gioele Giusti. Quest'ultimo lo conosco molto bene, un ragazzo che appunto affronto spesso e volentieri alla Lega Toscana e state tranquilli, sarà una bella best of three perché i due ragazzi sanno andare in bicicletta. Per aver fatto top 16 di 196 partecipanti alla prima edizione del Battle Dome, probabilmente sanno il fatto loro. Andremo a goderci quindi fra pochi istanti una bella best of three entrando in team preview, ma prima vi voglio ricordare che se vi siete persi il Battle Dome potrete partecipare questo sabato al Battle Pike, un altro torneo con un format diverso. Il Battle Dome, come vedrete, si è svolto, come sicuramente già saprete, su console, su più giorni. Il Battle Pike, invece, è un one day tournament, come usa fare a alto livello, quindi mettetevi anche alla prova per testare la vostra resistance, ossia la vostra capacità di fare una best of three una dopo l'altra, proprio come se fossimo ad un torneo ufficiale che si svolgerà su Showdown Money Prize, esattamente come il Battle Dome, costo più basso del Battle Dome, 7 euro soltanto. Fate voi, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Probabilmente vi annuncio, probabilmente ci stiamo attrezzando per farlo, anche per dargli una copertura streaming, perché sarebbe bello ancora una volta rendervi protagonisti di un torneo di questo genere, torneo al quale, vi dico, probabilmente parteciperanno anche delle eminenze dall'estero, perché appunto, come detto, è molto appetibile come format, come torneo. Voi, mi raccomando, per quanto riguarda questo video invece lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, siamo praticamente a 52.000 iscritti, piano piano arriveremo a questo punto, chissà anche 60.000, vediamo, e poi fate un salto su Instant Gaming e su Pumpling con il codice sconto PARDINI. Adesso però andiamo in team preview. Allora, io vedo per la prima volta, come vedete voi, i team, perché come da tradizione non vado a conoscerli prima. Da una parte abbiamo Morpeko Braveri, Arcanel Lapras, Venusaur, Duraludon. Morpeko Braveri è un marchio di fabbrica di Gioele Giusti. E dall'altra abbiamo un triplo Ghost, un po' più standard, Togge, Dragapult, Rotomwash, Aegis con Mimikyu ed Incineroar. Sarà molto interessante vedere come i due affronteranno il matchup degli altri, ossia come un team triplo Ghost affronta un quasi antimeta e come un antimeta ha deciso di preparare il matchup contro triplo Ghost. Io penso che Gioele possa andare di Duraludon. Staremo a vedere. Dalla parte di Milko arrivano Rotomwash e Dragapult e dall'altra Duraludon Braveri. Duraludon Braveri sono oggettivamente una buona risposta, una buonissima risposta a Dragapult, in quanto quest'ultimo non è in grado di poter sparare una mossa drago magari su Duraludon senza andare a inevitabilmente boostare Braviary. Qui la lead è tutta dalla parte probabilmente di Gioele, però attenzione perché Milko potrebbe anche decidere di Dynamaxare comunque Dragapult o Rotom e forzare il posto di blocco. Staremo a vedere. Molto della differenza della scelta appunto del Dynamax potrebbe essere, soprattutto in game 2 o in game 3, capire se Duraludon è Life Orb o Assault Vest, ma stiamo a vedere. Va di Dragapult. Avrei onestamente pensato più un Rotom, visto il Braveri, però Rotom si sarebbe trovato in difficoltà contro appunto Duraludon, ma qui si va a Dynamaxare Braviary. Ecco perché avrei pensato che Milko potesse andare di Rotomwash, ma i protagonisti sono loro a giocare. Sicuramente ci sarà un game plan dietro, va infatti di Ice Stream, non va né di mossa Ghost né di mossa Drago, ambedue calando una statistica, ossia attacco e difesa, avrebbero aumentato inevitabilmente di due stage l'attacco di Braviary, e questo Milko lo sa bene, quindi si va ad aumentare la velocità e poi a fare fulmine, pensando quindi, penso io, di incocciare in un Braveri non Dynamax, e invece il Braveri Dynamax aumenta la propria speed, riequilibrando quindi quella anche di Duraludon nei confronti di Rotom per quanto riguarda il prossimo turno. E se qui arriva anche una Meteora su Dragapult, addirittura riusciamo ad avere il KO. Arriva il Dragon Tail, molto interessante, di Jostix, che probabilmente
dico io, ha pensato a un nasty plot. Bella pensata da parte di Joysticks contro bella Predict. Se Predict è stata di Milko, non fare nasty plot, attaccare subito. Ma in ogni caso è una giocata dall'ottimo payoff questa per Joele, perché se ci pensate, qualora avesse optato, come è probabile, per Airstream, facendo Dragon Tail, plot o non plot, avrebbe poi buttato in campo un Pokémon che probabilmente, sicuramente, non avrebbe avuto il boost in speed. Quindi adesso solo Dragapult si trova a essere più veloce di Braviary, potrebbe decidere di sparare la Drago adesso su Braviary per tirarlo giù, ma rischierebbe una Meteora di Duraludon, che sarebbe assolutamente in range di tirarlo giù. Dipende, sarà Life Orb? Non lo sapevo. No, Life Orb non è, perché ha fatto Dragon Tail e non è partito in culo. Però comunque, mossa da 130, Draco Meteor è una praticamente mossa Dynamax. Noi lo vediamo piccino Duraludon, ma la Meteor è come una mossa Dynamax. Fake Out arriva giustamente nel slot di Duraludon. A questo punto ci attesta essere al Salt West. Non arriva, attenzione, non arriva la Max Guard. E la qui rischia tantissimo Milko, ma non tira giù questo Braviary. Veramente per pochi PS gli si cala di uno lo stage, gli si aumenta di due lo stage di attacco, per una equivalenza di più uno in attacco speciale. Questa, ragazzi, a più uno fa male, malissimo, male, malissimo. E adesso quindi abbiamo un Braviary a più due di speed, più uno di attacco. Penso, per quanto sia bulky, o probabilmente essendo molto bulky, Dragapult non è stato in grado di fare questi danni a Braviary, che sia più, comunque più lento forse a più 2 di un Dragapult a più 1. Staremo a vedere. Fatto sta che al di là della kill, che comunque non male, peraltro ho detto un'imprecisione, più 2 di attacco di Braviary, perché è entrato in Sinnoh. Io stavo facendo il ragionamento sulla Dragon Tail, è entrato in Sinnoh, quindi è entrata anche l'Intimidate. Meteora arriva su Dragapult, che giustamente Max Garda. Aegis Slash, che nel triplo Ghost va avanti con la Sash, quindi senza King Shield. Quindi adesso, ok, è una Sash, ok, appena vita, ma è in forma spada probabilmente fino a che non esce. Quindi è in grado di prendere un 99,9% rimanendo un PS da ambedue probabilmente i Pokémon. Anche un Brave Bird a più 2 a questo punto penso sia assolutamente sufficiente per portarlo a un PS. Braviary è immune a Shadow Sneak, quindi non rischia niente. Secondo me Josty ha il dubbio appunto di essere più lento comunque di Dragapult a meno a più 2 rispetto a un Dragapult a più 1. Milko, che io, noi lo vediamo dai PS, ha probabilmente un Dragapult bulky, sa di non essere più veloce. Questo a più 2, ragazzi, fa male lo stesso su un Rotom. Braviary sì, va ad immolare, ma comunque lascia su un Rotom un 50%, che è molto importante, perché lo porta in range di una Meteora, perché fa cose. Qui arriva un Fulmine senza stare ad esagerare, tanto due hit KO per due hit KO, ma qui attenzione, il close combat che Duraludon regge, veramente per un soffio, ma regge. Un Duraludon che non dobbiamo dimenticarci essere a più 2 di velocità. Quindi questo cosa significa? Più veloce di un Duraludon, di un Dragapult, se entra in campo. Tranquillo, non male. Morpeko. Qui Morpeko fa benissimo, perché con Aura Will, potenza da 110... questo turno è letto, prossimo turno buio, meglio ancora, perché se ci scappa la kill, come ci scappa, poi, perché chiaramente basterà targettare Aegislash, per esempio, entra Dragapult e si è anche più veloce. Insomma, la partita è abbastanza in saccoccia per Joele Giusti. Dovrebbe missare una Meteora su Rotom. Vediamo un po', qui una Aurora Will su Aegi e una Meteora su Rotom coprono tutto. Arriva però lo Sneak, ok, quindi questo è un Aegi con Sneak, girano anche con Shadow Claw, War Dance. Questa comunque è una giocata che
Morpeko, grazie a questo più uno in velocità, supera adesso Dragapult e con la tipologia buio è in grado di fare il one hit su Dragapult, fare il one hit su Rotom. Vediamo chi è il quarto Pokémon di Jostix. Venusaur. Qui una Aura Wheel su Dragapult più Mossa Erba su Rotom potrebbero essere una ottima soluzione per chiudere la disputa a suo favore col punteggio di 1-0, quindi in questo primo parziale. Ma stiamo a vedere, perché qualcosa mi dice che la partita non finirà questo prossimo turno. Stiamo a vedere. Voi ragazzi guardate quante cose si imparano guardando banalmente un torneo del genere, figuratevi partecipandovi. Io, nel mentre che i ragazzi scelgono, non voglio insistere, essere insistente, ma vi consiglio di partecipare non solo ai nostri, per nostri intendo circuito Orpo Team Pardini, ma fate tanti tornei in questo periodo, tenetevi assolutamente in movimento. Qui arriva l'Aurora Wheel su Dragapult più uno ancora speed e ok il Dark Pulse, ma insomma dovrebbe flinciare Venusaur almeno altre 4 volte. La prima l'abbiamo, ma adesso è un Rotom contro tutti, non è il titolo di un film per minori, è Landing non tanto happy per questo Milko che probabilmente, sicuramente, in questa Best of 3 parte 0-1, ma c'è la Best of 3 apposta per poter ribaltare situazioni del genere. E mentre che viene zoomato il fiore sulla schiena di Venusaur, qua possiamo vedere un Aura Wheel mancare il KO di poco, ma ripeto, deve prendere altri 4 o 5, ma comunque non saranno sufficienti. Leaf Storm e Rotom non può certo resistere. 1-0 per Josti. 1-0 per Josti. Andiamo a vedere come si svolgerà Game 2. Dragapult Rotom nuovamente dalla parte del terreno di gioco di Milko. Braviary Duraludon nuovamente dalla parte del gioco di Jostix. Interessante. Avrei giurato da spettatore-commentatore un cambio. Un Mimikyu magari. Dalla parte del terreno di gioco di Milko. Magari si è dotato di Will-O-Wisp. È anche vero che contro Duraludon non fa proprio benissimo. Ha un po' le mani legate per usage Milko. Vediamo adesso. Deve cambiare gameplay, altrimenti non si arriva a game 3. È Josti quello che ha il coltello, come si suol dire, dalla parte del manico. Qui si va a Dynamaxare probabilmente ancora Dragapult. Ok. E a questo giro potrebbe arrivare la meteora dritta per dritta di Duraludon. Ice Stream più meteora tutto su Dragapult. Potrebbe arrivare il Max Guard in Predict. Staremo a vedere. Archeodigi evolve ancora Braviary, molto probabilmente, perché qui la discriminante... No! Va di Duraludon! Stavo per dire, qui la discriminante è non rimanere sotto con la velocità con gli Ice Stream. Qui Dynamaxa Duraludon. Attenzione, attenzione, attenzione. Siamo già pronti via su un binario diverso rispetto al game plan precedente. E qui Jostix perde subito Rotom, molto probabilmente perché... Se Milko ha rifatto la stessa mossa, adesso va subito di fulmine. E Braviary, non essendo Dynamax, probabilmente non sarà in grado di reggerlo. Esattamente. Esattamente. Giù Braviary, pronti via. Quello che era stato il protagonista, quello che impediva a Duraludon di essere calato nelle sue statistiche da un incinero rincombente sul lato del terreno di Milko. Max Whirluin nella slot di Rotom, interessante. Joelle probabilmente ha pensato che l'avversario cambiasse radicalmente, magari game plan, anche senza cambiare lead, magari switchando, e invece no.
E invece no. Perso Bravery subito. Adesso la partita è molto diversa, perché Bravery era l'assicurazione contro l'Incineroar, che fa molto bene ovviamente contro Duraludon e anche contro Morpeko. Partito benissimo Milko. Morpeko Pokémon molto sottovalutato. Joelle, come vi dicevo, è un ragazzo che conosco molto bene, ai tornei ci siamo scozzati molte volte, la mia bestia nera ai locals, e non è facile per niente affrontare Morpeko giocato da un giocatore che di per sé si è fatto suo e che poi magari sa giocare anche molto bene un Pokémon del genere. Morpeko è veloce, con delle difese un po' di cartapesta, ma tanto giocato Focus Sash può fare il suo, ha Fake Out, ha Aura Will, che è un po' un Max Sidestream di tipo elettro talvolta buio, per se stesso non male, e più che altro ha anche Parting Shot, quindi può dare anche, può fingersi Fake Outer per poi fare Parting Shot. È molto interessante come Pokémon. Max Whirlwind, questa arriva sul Peko che protegge, altrimenti come potete vedere sarebbe probabilmente già venuto giù. Attacco di Duraludon va giù, ma questo vabbè è inutile. Idropompa tutto su Morpeko, quindi si ignora bellamente Duraludon che va di Steel. Questa è una bella mossa, perché tanto non avrebbe preso il KO con Whirlwind su Dragapult. Con questa Steel vuole reggere un attacco di Dragapult. Il problema è che se Milko va di Ice Stream, non molto efficace perché Morpeko mantiene comunque tipologia elettro, più idropompa, Morpeko va giù. Quindi indubbiamente, attenzione, Milko però toglie per mettere Incineroar, quindi ci vuole portare Morpeko a meno 2. Benissimo. Un meno 1 regalatogli dal Whirlwind. Questa è una buona mossa da parte di Milko, Max Guard, perché qua probabilmente il doppio focus poteva starci, che per uscire un po' dal pantano Joelle provasse a double targetarlo, rischiando per l'amor del cielo, ma in determinate fasi della partita bisogna un po' anche spingere sull'acceleratore sperando che l'avversario commetta un errore, faccia una read diversa. Questo era quel momento della partita lì. Morpeko adesso riattacca in forma elettrica con la sua Aura Will. Perdonatemi, sto perdendo la voce in questi giorni a fare live video a profusione. E quindi è un turno molto interessante. C'è un Fake Out che a questo punto, con i Dynamax fuori gioco, è in grado, parlo di Incineroar, di poter bloccare per un turno a scelta uno dei due Pokémon. Quindi probabilmente arriverà su Duraludon. Stiamo a vedere. Morpeko che ha meno 2 di attacco, non ha più senso di esistere in campo. Quarto Pokémon ancora Venusaur. E chiaramente Venusaur fa un po' fatica qui. Fa un po' fatica qui con Incineroar e Dragapult. Arriva la Meteora nella slot di Dragapult, che però fa un salto nell'altra dimensione a fare un salito al cugino più grosso. Giratina, e qui Parting Shot molto bello, molto interessante. Meno 1 addosso ad una V Duraludon che di per sé, per definizione, non fa questi grandi danni, e che adesso quindi è estremamente nerfato. Scheggia impazzita di questi ultimi turni è Venusaur con uno Sleep Powder, attenzione, che potrebbe cambiare la flowchart delle giocate qualora entri, oppure potrebbe far comparire un presepe di Santi qualora missi dalla parte del campo di Joelle Giusti. Entra Aegislash, quindi quattro Pokémon confermati per ambedue contendenti che sono molto fermi nelle loro posizioni. Aegislash qua, indubbiamente, con un close combat può far bene, ma attenzione, questo Venusaur è in grado di poter mettere a letto o Aegislash di Sleep Powder o Dragapult una volta tornato sferrato l'attacco. Probabile che qui Duraludon comunque a meno 1 voglia tirarla questa Meteora su Duraludon. Duraludon ha più 1 di difesa, ricordate lo Steel Spike. E qui abbiamo Safety Goggles Incineroar,
ha azzeccato Milko la slot nella quale sarebbe entrata, e qui a meno 1 è comunque sufficiente, è pur sempre una mossa stab da 130. Giù Dragapult, e adesso Incirotom contro un Venusaur e un Duraludon droppato e un Morpeko dietro. Gioele è indubbiamente in vantaggio, ma c'è una Aegislash che però sta sotto a Venusaur. Qui molto molto della partita lo fa capire questo turno cosa faccia Venusaur, cioè farà Sleep Powder, come predictando bellamente il Fake Out Incinerator, farà una Protect per paura di Fake Out più attacco, farà uno Switch. Una cosa è certa, Duraludon è a meno 3 e quindi probabilmente è lui l'iniziato a togliersi dal campo di gioco. Qua un Fake Out su Veno più Close Combat nella slot di Duraludon, Close Combat di Aegi, potrebbe essere... Gioele Giusti fa una bella read, andando di Sleep Powder su Aegislash, overpredictando l'avversario, cioè overpredictando il fatto che non faccia Fake Out su di esso, ma missa il 75% di Sleep Powder, che onestamente sarebbe stato molto importante cogliere, e viene peraltro mandato KO, quindi non è un Venusaur Focus Sash, e giustamente a rigor di logica dovremmo arrivarci anche dalla fin preview, probabilmente proprio perché è Morpeko il candidato all'utilizzo di uno degli oggetti più utili e famosi da quando sono stati introdotti in VGC, ma qui è veramente molto pesante questo miss. Aegislash adesso non solo avrebbe dormito, ma sarebbe stato in modalità spada, e Duraludon Morpeko forse, non è detto, però sicuramente sarebbe stata una partita ancora da giocare. Qua è abbastanza finita, Flare Blitz più Close Combat. Guardate il danno di Close Combat, si va a Game 3, un crit assolutamente inutile, forse utile per ottenere il KO su questo Pokémon, forse, ma neanche ne sono troppo convinto, ma sicuramente non per la vittoria finale, insomma ci ha risparmiato forse qualche secondo. Si va a Game 3. Penso che i due vadano con gli stessi schieramenti a questo punto. È una lotta all'arma bianca questa adesso qui, dove ognuno dei due non vuole muoversi di un centimetro, e penso che a questo giro Jostix vada a Dynamax nuovamente Bravery. Attenzione però, Milko ci ha dato un'indicazione abbastanza importante sul suo Rotom. Abbiamo visto Dark Pulse, fulmine idropompa. Non abbiamo mai visto la quarta mossa. Avevo visto la Citrus, se non erro. Ma anche non vedendola, si può capire probabilmente che sia un Rotom Nasty Plot. E il Nasty Plot su questo Rotom potrebbe essere molto decisivo. Ice Stream più Nasty Plot di quel Rotom, con un Duraludon che, differentemente dal Game 1, decida di andare di Dragon Tail, sarebbe potuto, parlo ormai al passato, essere molto importante. Parlo al passato perché qui Milko decide di togliere Dragapult, mettere dentro Aegislash, fiutando forse un doppio attacco, Ice Stream più Whirlwind. Ed attenzione, qui arriva Dynamax di Rotom Wash. Quindi qua abbiamo stesse lead per tre match consecutivi, ma una flowchart già variata in tutte e tre le timeline di questa Best of Three. Molto interessante, qui si vede che i giocatori sanno assolutamente il fatto loro. Giocatori che, ripeto, essendo arrivati in top 16, hanno già comunque ricevuto un premio in denaro superiore a
quello patito per poter partecipare al torneo. Max Lightning è un 2 hit KO su Gravely. E qui, se tanto mi dà tanto, mi autocito Ice Stream più Meteora nella slot di Dragapult e quindi di Aegislash. Stiamo a vedere. Sarebbe veramente una bella read questa da parte di Mirko. Perché comunque Jostix ha capito che Dragapult è un po' noioso per lui. Esattamente. Qui bellissima read da parte di Mirko. Bellissima read. Vediamo però comunque dove lo porta questa cosa, perché indubbiamente contro anche solo il banale Morpeko il Dragapult non Dynamax non è molto performante contro Bravery, Duraludon, Morpeko, Venusaur. Passiamo a vedere. Qui probabile una Max Guard, una Lightning, e se qui ha fatto Close Combat è veramente una gran bella giocata, eh? Ah no, non è entrato Morpeko, è entrato Venusaur, perdonatemi. Vedo i mostri. Ho fatto comunque Close Combat, ok. La Max Lightning impedisce a Eiji di essere addormentato, ma non a Rotom, che non toccando terra non usufruisce del campo elettrico, né per il bonus in attacco speciale. Bonus dell'attacco speciale, non attacco speciale in quanto statistica, bonus dello 0,30 sulle mosse elettro, ok? Né più che altro in questa condizione del fatto di poter essere messo a letto. Essendo un Asti Plotter, se Venusaur è max speed, secondo me Venusaur è già più veloce. Inoltre, più veloce o meno, qui può fare Ice Stream. Qui Ice Stream su Aegislash più Sleep Powder su Rotom potrebbe essere una bella giocata. Certo, bisogna non incorrere ancora una volta in un miss, come è successo in Game 2. Stiamo a vedere. Aegi se ne va. Entra Incineroar. Giocata rischiosissima questa, perché qui se Josty ha fatto davvero Ice Stream, l'ha fatto nella slot di Aegi, che sarebbe venuto giù in quanto rimasto in forma spada, e non gode Incineroar da Ice Stream a più 1. Arriva la Max Guard. Guardiamo cosa è successo. Ice Stream nella slot di Aegi. Prende veramente una bella romba, ed essendo Sephiroth Goggles non baccona, non ha modo neanche di recuperare l'altra faccia della medaglia. E qui arriva Sleep Powder su un Max Guard, che però può essere probabilmente ripetibile, non dico il prossimo, in virtù di un probabile take out su Venusaur, ma magari il turno successivo. Qui comunque si apre uno scenario, ossia Venusaur avrà Protect, non avrà Protect, non l'abbiamo ancora mai vista, probabilmente ce l'ha, però who knows, abbiamo visto solo Lipstorm. Qui Rotom è abbastanza in difficoltà, è sotto uno Sleep Powder, Bravery ha già protetto, Fake Out su Veno più Fulmine su Bravery è abbastanza consistent come giocata. Vi voglio anche far riflettere su un'altra cosa. Morpeko, quando entrerà, toccherà a terra, c'è il campo elettrico, e sparerà una Aura Wheel. Qui entra una Protect post Max Guard, e Venusaur ha Protect. Qui entra un 33% di doppia Protect a Bravery, e arriva la giocata che avevamo annunciato, ossia Fake Out più Thunderbolt. Sfortunato in Game 2, missando Sleep Powder, prendendo un 25% l'avversario, forse 18, qualora sia 82, la accuracy di Venusaur, qualora avesse Wide Lens, noi non lo possiamo sapere. Molto fortunato qua, perché avrebbe perso un Bravery. Rientra Eiji, e adesso per Mirko è un po' difficile la situazione, perché questo va su Incineroar, molto probabilmente. Arriva uno Sleep Powder che non avrà effetto su Eiji, o un Leaf Storm addirittura, giusto per tirarlo giù, per rischiare il miss. Si va comunque a danneggiare Eiji, giocata migliore allo Sleep Powder, onestamente parlando, perché adesso Bravery è in grado di tirare giù a Aegislash anche in forma scudo, essendo a più uno di attacco, regalatogli da Incineroar.
qualche turno precedente. Qualora avesse fatto Sleep Powder, Aegi avrebbe avuto probabilmente, date le enormi statistiche difensive, fisiche e speciali, la possibilità di reggere una mossa non molto efficace, seppur fatta da un super attaccante fisico stab a più uno come Bravery. Adesso no. Quindi adesso ha un Brave Bird su Aegi, uno slip ancora, deve fare uno slip per forza su Rotom. Mirko un po' la corda qua, non dobbiamo dimenticare, in questo match Joystix ci ha provato a fare la doppia, gli è andata bene. Brave Bird, questa va su Aegi Slash sicuramente. Aegi Slash va giù, 0 PS per lui, si molla lo scudo, si ritorna nella Pokéball e qua Sleep Powder connette, entra, brasso un Dragapult che quindi non ha ancora maturato un turno di Sleep. E adesso è veramente dura, molto dura, per un Milko che prenderà un Brave Bird a più uno su Dragapult, che probabilmente già viene giù, e un altro Sleep Powder su Rotom. Ricordate che Venusaur è a più uno di Speed. Bravery è a più 1 di attacco e più 2 di speed. Anzi, probabilmente anche Venus. Questa più 1 fa malissimo. Entra anche Sleep Powder. Ma in ogni caso ormai, qualora non fosse entrata, ci sono un Morpeko dietro che super in grado di spadroneggiare. Qui probabilmente a Joystix conviene sparare Leaf Storm anche senza pulirsi dal più 2 dal meno 2 in attacco speciale, fare Brave Bird su Dragapult, tirarlo giù e Leaf Storm su Rotom. Questo Dragapult probabilmente non ha la mossa difensiva, non ha Protect. Invece va per la giocata super safe, va di Morpeko. Bravery ancora su Dragapult. E adesso per Mirko è veramente dura e proibitiva. Io vorrei spendere una parola per questo giocatore che io chiaramente non conosco, Milko, non posso conoscerli tutti, che nonostante un matchup sfavorevole è comunque, perché è indubbiamente un matchup super sfavorevole, Bravery, Duraludon, Morpeko, Venusaur sono qualcosa di un po' proibitivo per un triplo Ghost con Rotom Wash, Togekiss è importabile in questo matchup, Mimikyu fatica tantissimo. È riuscito ad arrivare in Game 3 giocando, a mio parere, molto bene. E io non lo so, probabilmente può essere sia stato il suo primo torneo, avrà cominciato da poco, non lo so, ma deve essere di grande esempio, secondo me, ai più, per come ha condotto anche, insomma, la partita, partendo sempre magari con la stessa lead, sapendo di avere le mani legate, ma ha fatto veramente, secondo me, una partita più che dignitosa, arrivando forse all'unica win condition che potesse concedersi, ossia qualche miss di Sleep Powder da parte dell'avversario o qualche suo passo falso. Quindi GG a Joel e Joystix giusti e GG anche a Milko Machiavelli, che ha fatto un super percorso in questo Battle Dome, arrivando X2, quindi poi in top 16. Ci saranno altri match di questo Battle Dome? La risposta è molto probabilmente sì, vi porterò, spero, anche la top 4, la top 8. Ora, ho l'Invitational proprio domani, quindi in questi giorni sono un po' indubbiamente ingolfato di cosine, in più c'è l'organizzazione del Battle Pike, che vi ripropongo ancora una volta, ragazzi, pensateci. Torneo, sabato, one day, non vi preoccupate, ci sarà una pausettina pranzo, quindi riuscite a fare tutto, giocate un pochino la mattina, mangiate gli gnocchi fatti da mamma sabato e poi andate avanti giocando fino neanche a sera, fino a un tardo pomeriggio, e poi c'è la top eventuale. Giorno dopo è Pasqua, ma non all'ora di pranzo, verrà fatta il pomeriggio, mentre fate il routine della digestione, quindi è tutto fattibile, ma al di là di questo, questi tornei qua, adesso che c'è il lockdown e che non possiamo andare a fare i lockers, sono fondamentali per potersi tenere in movimento ed allenati, perché poi quando riaprirà tutto ci sarà nuovamente da andare a spadroneggiare. GG ancora al buon Joele, mi raccomando lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo oggi ore 18 su Quello Viola.